tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xyuder e oggi ragazzi, come potevano mancare delle notizie besugose di Fortnite ragazzi. Questa settimana è stata veramente molto molto ricca di aggiornamenti, forse anche un po' troppo, visto che hanno tenuto giù i server per 10 ore abbondanti da un giorno all'altro, ovviamente separati in due giorni, ma gli aggiornamenti ragazzi hanno visto veramente per noi giocatori arrivare un sacco di cose belle, a partire appunto dalle nuove dai nuovi elementi grafici nella mappa, per passare al carrello della spesa, per arrivare alla nuova modalità Blitz che vi ricordo ragazzi regalerà V-Bucks a chi si qualificherà entro i primi 100 posti, quindi una cosa simile a quella della modalità duello che avevano fatto settimana scorsa. E ragazzi, c'è una notizia dell'ultima ora. Ringrazio ovviamente il nostro amico Marsi che mi ha consigliato di dare un'occhiata. Ho controllato ed effettivamente ragazzi le notizie sembrano fondate. Ho trovato delle cose ragazzi, quando io trovo delle cose lo sapete che ve le voglio pubblicare subito, ve le voglio fare vedere per rendervi anche a voi partecipi così quanto lo sono io. E la prima immagine che voglio farvi vedere ragazzi è questa. Prot, guarda qua, dice che Xyuder, ma che cos'è quella roba lì? Ragazzi, queste, per chi ha già visto i miei video vecchi, sono sezioni del codice sorgente di Fortnite aggiornate. Quindi ragazzi, con dei programmi si può entrare nel codice sorgente e vedere in anticipo le novità che verranno inserite nei giorni che devono arrivare in Fortnite, ovviamente, perché non è che possono aggiornare ogni 5 minuti il gioco, loro caricano tutto e poi magari per 14 giorni non ti mandano su più aggiornamenti pesanti perché hai già scaricato contenuti che sono ancora nascosti. Andiamo a vedere nel dettaglio ragazzi cosa abbiamo lì di fianco. Ragazzi, è stato confermato il ritorno delle granate a gas in Fortnite. Io non lo so da quanto giocate a Fortnite, ma io vi dico, quando giocavo verso settembre-ottobre 2017 c'erano le granate a gas, c'erano. Andiamo a vedere un attimino che cosa dicono queste righe. Sono praticamente delle variabili che ci vanno ad indicare un sacco di elementi che sono caratteristici delle granate a gas. Possiamo leggere ad esempio GE Gas Grenade Pulse Damage, vuol dire che sono i danni che la granata al momento dell'atterraggio sembrerebbe, visto così, farà al nemico. In realtà dico visto così perché non è ben chiara una cosa, non ve l'ho voluta dire in maniera ufficiale, quindi ve la dico solo qua. Tra una parentesi, non capiamo se il gas generato dalle granate sarà solo un gas che oscurerà parecchio la visuale del nemico o se sarà un gas tossico, quindi danneggerà chi è al suo interno. Non lo sappiamo, perché in un primo momento si diceva granate a gas e granate velenifere, poison grenade, però non ha molto senso. Quindi sembrerebbe, visto così ragazzi, se andiamo a leggere anche là in alto, M Gas Grenade Poison Smoke 01, Poison Smoke vuol dire, tradotto in italiano, fumo tossico, fumo velenifero. Quindi sembrerebbe che queste granate, a differenza di quelle che c'erano l'anno scorso, faranno anche dei danni nel tempo ai giocatori che si troveranno al loro interno. E questo vale anche, credo, per noi, perché qua ragazzi ci dice, allora abbiamo un P Gas Grenade Impact Explosion, quindi vuol dire quella è la terz'ultima riga partendo dal sotto, quello è la variabile che va ad indicare il momento in cui la granata tocca il suolo. Poi ci dice Athena Gas Grenade Out,
tanto lì è scritto sbagliato, Gas Grenade, non si capisce bene cosa c'è scritto. E poi abbiamo in realtà, se noi andiamo a leggere, GE Gas Grenade Stack Immunity, quindi forse sembrerebbe che per chi lancia la granata ci sia l'immunità. Per chi non se le ricorda, ragazzi, ve le faccio vedere. Queste erano le prime granate che c'erano su Fortnite e sono veramente veramente tanta roba. Si sono un po' perse via perché gli sviluppatori hanno voluto dare più importanza, diciamo, come dire, al gameplay, discostandolo da quello che potesse essere più vicino a un FPS di guerra pura. Quindi le granate esistono davvero, cioè paradossalmente potrebbero anche mettere le Molotov, ma non lo fanno perché hanno voluto appunto separare bene, cioè un Call of Duty, un Black Ops, una K1Z1, un Battlegrounds, cioè le hanno le granate fumogene, Fortnite le aveva, poi le ha tirate via. Adesso, forse forte anche del fatto che stanno appunto rinascendo un pochettino dalle loro ceneri questi FPS, alcuni stanno veramente prendendo un sacco piede, io credo che le abbiano rimesse. Prima di salutarci però ho il gameplay, ragazzi, ho un bel gameplay che ci andiamo a gustare insieme, ragazzi, di come funzionano le granate a gas. Andiamo a commentarlo insieme. Questa è la tizia, guarda che roba. Guarda, lancia la prima, tu la lanci in una casa. 2 secondi, questa, prot! Va che roba. E poi tu entri, boom. 2 legnate prepotenti così, no? Tu vedi, ma loro non vedono niente. È una meraviglia, ragazzi. È una meraviglia e non è finita. Guarda qua. Qua si può fare anche un po' una deviazione. Cioè, tu lanci le granate a gas. Magari loro pensano, non è in questa scena, in quella dopo. Loro pensano che gli va in mezzo. Guarda. Qua hanno i vecchi magazzini senza il cratere. Guarda che push che gli fai. Questi non sanno da dove li pushi. Tu gli entri. Sboom. Ciao. Arrivederci. Ci stanno un botto. Oppure qui, ragazzi, tu lanci le granate, loro pensano che tu vai in questo caso sulla sinistra e invece gli fai un push a destra. Ragazzi, se vieni preso dal fumo di una granata a gas è un casino, perché non vedi assolutamente nulla. Loro gli jumpano, questi sparavano ancora, hai visto? Sparavano ancora lì dove c'era il gas, gli fanno un mega push in 2, quelli erano in 3, uno va a terra, questo gli ha già tirato 4 colpi, giù il primo, giù il secondo e vittoria reale, ragazzi. Beh, io direi che le granate a gas sono veramente giuste da rimettere in Fortnite per ridare un bel brio al game e per trovare nuove strategie di gioco che forse si erano un po' perse. E ammettiamolo, non costa niente buttare dentro 4 granate a gas, migliorano solo la nostra esperienza di gioco. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Vi ricordo sempre un bel pollicione in su se vi è piaciuto e condividetelo con tutti i vostri amici e su tutti i vostri social. Noi ci vediamo domani mattina in live con i fans. Ciao!